Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Qual è l'ultima cosa che serve per cantare? Ci chiese un insegnante di canto durante un seminario. E noi, dopo un po' di silenzio, ci disse la voce. It's incredible! Unbelievable! Cantare. Dopo tanti anni dal suddetto seminario, ho capito che aveva ragione il maestro di canto, perché la voce è solo l'ultimo strumento che serve per arrivare a quello che vogliamo dire. Ad esempio, se noi dobbiamo scrivere un inedito, dobbiamo cantare una canzone nostra, dobbiamo prima preoccuparci di scrivere il testo, di raccontare una storia, di scrivere la musica, di mettere musica e testo insieme, di capire in quale range vocale dobbiamo sviluppare una melodia, dobbiamo capire che interpretazione dobbiamo dare a questa canzone, eccetera, eccetera, eccetera. Ed infine, dopo una somma di tutte queste cose, dobbiamo, attraverso la voce, far vivere questa canzone. Quindi la voce è solo l'ultimo mezzo, che sia una voce grave, che sia una voce alta, bella, brutta, come si vuol definire. In realtà abbiamo detto già che non esistono voci belle e voci brutte, quindi possiamo utilizzare la voce solo come ultimo strumento per arrivare a uno scopo. Oppure se dobbiamo cantare una canzone già esistente, una cover, dobbiamo capire se è il nostro range di appartenenza, se dobbiamo alzare la tonalità, la dobbiamo abbassare, come dobbiamo interpretare quel brano, leggendo bene il testo, capendo di quello che si stia parlando, e poi alla fine, sempre attraverso la voce, che è l'ultimo mezzo che serve per cantare, eseguiremo quella canzone. Questa puntata si chiama Accettare la propria voce, perché proprio ognuno deve accettare di appartenere a una vocale, di avere una vocalità propria e cantare in base alle proprie potenzialità una canzone. Ad esempio, ne so, Jovanotti, che è un cantante straordinario. Lui più volte ha dichiarato di non essere proprio un cantante, ma in realtà secondo me lui si sbaglia perché se cantare significa raccontare una storia e trasmettere delle emozioni, lui lo ha sempre fatto in modo grandioso, secondo il mio punto di vista, e quindi rifacendomi a una pubblicità del passato. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Secondo me non serve una voce grande per poter cantare, ma una grande voce. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.